opera come la Torino-Lione porterà a questo territorio progresso e ricchezza. Nulla di tutto ciò. Sono 30 anni che spieghiamo perché invece porterà soltanto danni alla popolazione e al territorio. E adesso questo è sempre più evidente. Il primo danno, se dovesse partire il cantiere, il maxi cantiere nella piana di Susa, quello che prevede la costruzione dei binari della Torino-Lione, ma anche della ormai famosa stazione internazionale e del tunnel di base, stravolgerà del tutto la viabilità. Susa è una città a vocazione turistica. E allora, se la gente usasse veramente un pochino del cervello che ha, potrebbe facilmente capire che ben pochi turisti o nessun turista tornerà a Susa in un caos totale dove le statali verrebbero bloccate alternativamente, l'autostrada spostata, la ferrovia Susa-Bussoleno soppressa per un tot di anni. Non solo, altri danni, forse molto più importanti, verranno arrecati alla salute dei cittadini. Un cantiere delle dimensioni di quello che sarà previsto nella piana di Susa, grosso come 80 campi di calcio, tanto per intenderci, avrà un'emissione di polveri sottili elevatissima. E per stessa ammissione dell'organizzazione proponente, cioè TELT, questo porterà all'aumento del 10% delle malattie cardiovascolari e respiratorie, per non parlare probabilmente delle malattie oncologiche. Altro grosso danno verrà fatto alle falde acquifere e all'acqua potabile. Sul versante francese ci si sta già muovendo in questo senso, cioè TELT si sta attrezzando per poter portare ai cittadini l'acqua potabile con le autobotti, quindi vuol dire che la stessa TELT ammette che ci sarà un danno molto pesante per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua potabile. Sappiamo anche da un'indagine di Greenpeace che la Val di Susa è particolarmente inquinata dai PFAS, e i PFAS, che comunque si trovano ovunque, provengono anche dalle attività di cantiere. Quindi non progresso e denaro, ma gravi danni alla salute, all'economia. Pensiamo soltanto al deprezzamento, alla caduta di valore che avranno per esempio le abitazioni di Susa e del circondario. Non solo, la frazione in particolare di San Giuliano sarà completamente avvolta dentro il cantiere, e i cittadini avranno come prospettiva una vita del tutto invivibile.